Buon pomeriggio a tutte e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi sarà un video, spero, un po' nuovo e comunque utile, perché è un video dedicato ai profumi. Allora, penso che sia un argomento di cui si parla un po' poco, sinceramente. Si ci dedica più ai capelli, più al corpo, a tanti aspetti comunque della cosmesi, ma meno magari al profumo, perché di base il profumo comunque è un capriccio. È un capriccio che comunque esiste da millenni, che ci dà quel tocco in più, che ci fa sentire più importanti, che ci dà sicurezza. E quindi comunque le donne, ma anche gli uomini, comunque acquistiamo profumi. Io sono una patita dei profumi, quindi anche per questo vi faccio questo video, e sono una patita e pertanto anni e anni fa non vi nascondo che spendevo anche 100 euro per un profumo da profumeria delle marche più rinomate, e ovviamente finivano velocemente, quindi ricompravi e rispendevi altri soldi. Ad oggi non lo farei più per due motivi. Uno, perché comunque con quei soldi valuto di comprare circa un 8 boccette di profumo ad oggi, all'incirca, poi in base al profumo che preferite. Due, perché i profumi da profumeria, o comunque i profumi tradizionali, sono ricchi di sostanze dannose. Ovviamente non sono biologici, ma lasciando perdere il discorso biologico, sono ricchi di sostanze dannose. Partiamo dalla formaldeide, cioè tutte quelle sostanze che la profumazione di base, ecco, che noi ovviamente assorbiamo col nasino. È cancerogena e fa male. Mi sono anche decisa, come si suol dire, a provare un sostituto quanto più valido, anche perché il mio fidanzato è allergico, nel senso che non è allergico ai profumi, bensì negli ultimi anni le profumazioni un pochino più aggressive gli danno fastidio. E quindi ho valutato anche che comunque, cioè secondo me, dipende molto anche da queste sostanze chimiche presenti. E quindi mi sono decisa a provare qualcosa di più naturale. Oggi non vedete qui fortunatamente quanti profumi ci sono, perché sono tutti i profumi che io uso. Alcuni più nuovi, nel senso che sono novità, altri profumi che compro e ricompro. Tranquille, alternative molto più valide ai profumi da profumeria, con profumazioni davvero splendide, meravigliose e con costi molto più irrisori. Allora, iniziamo subito e inizio da lui. Allora, questo è il mio profumo preferito ed è questo. Questi sono i profumi di Anthos, hanno un costo di 12 euro circa, sono ben 100 ml di prodotto, non so se mi sono spiegata, con 12 euro voi prendete 100 ml Allora, questo è il di profumo di Anthos, prodotto. in particolare la mia profumazione preferita è Princess Jojo. Esce come un eau de toilette, quindi dovrebbe essere una fragranza che permane tantissimo nel tempo. Troviamo come note di testa il fiore della passione, note di cuore vaniglia, note di vetiver e note di fondo vetiver. È un profumo, ovviamente, questo qua prettamente femminile, quindi non è un profumo che potete regalare al vostro boy. D'altronde qui lo trovate, va scritto Pour Femme. All'interno troviamo acqua, alcol, la fragranza che naturalmente deriva da oli essenziali. Ovviamente io l'essenziale, attenzione, per quanto sia una formulazione naturale, gli essenziali in base alla tipologia di persona possono risultare sensibilizzanti, quindi se avete particolari allergie è bene magari contattare l'azienda e fare ulteriori accertamenti. Detto ciò, è un flacone molto pratico, qui si fuoriesce. Magari non è dei più eleganti, senz'altro, però è molto pratico. Questo qui è l'erogatore, davvero molto semplice da utilizzare e dura davvero tantissimo. La profumazione è bellissima. Io questo sarà il terzo flacone che ho finito. Da quando la utilizzo, anche dopo
3-4 ore ho ricevuto tantissimi complimenti come profumo da profumeria e si avverte tantissimo, è molto molto bello ed è uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Ho provato anche un'altra fragranza che ora non mi sto ricordando, però questa resta la più Questo bella. me lo Maximo, straconsiglio. un'altra azienda che è la prima che in particolare ho provato quando ho cercato dei profumini naturali è stata Dr. Taffi, con questi profumini che sono quelli più economici, volendo, che hanno un costo sulle 11 euro circa, però qua siamo sulle 5 ml. Il suo scatolino comunque nel quale arriva, questo in particolare è Taffè Notte di Mandorla, è un eau de parfum, non eau de toilette, ed è una bellissima profumazione. Questo è il tappettino, questo è l'erogatore, molto molto carino. Questo infatti proprio sa di mandorla. Questi profumini hanno la cosa che quando li spruzzi si avverte molto l'alcol, che però poi evapora e va a lasciare quella che è la fragranza del profumo. Questa è una delle ultime uscite, questa fragranza, e quindi l'ho proprio comprata perché ne ero molto incuriosita. Non mi è dispiaciuta, però sicuramente la mia preferita è Seta Fior di Loto. È la più bella, in seconda posizione vi è anche Satin Perla, sono tra le profumazioni più belle. Sempre di Dr. Taffi, non ho qui, come vi dicevo, il packaging. Ho anche provato la linea Chic, quella nella confezione ovale, che ha un costo maggiore, costa sulle 22 euro circa. E parliamo comunque di un profumo un po' più di alta qualità, siamo sulle 60 per ml, quindi comunque il costo è commisurato anche sia al quantitativo che anche alla fragranza, che è molto molto dolce, molto Caspita, elegante, comunque Dottor raffinata. Taffi In questo packaging offre davvero tantissime soluzioni sia per donna ma anche per uomo. Ad esempio, per uomo vi consiglio quella al sangria per uomo, e perché è molto bello. Quello l'ho comprato a mio papà e è una vi bella. fa Parlo di profumazione. questa. Questa è Baria, è una brand prodotto da Bioteco, azienda con cui ho avuto modo di collaborare, e questa è la fragranza che ho scelto di ricevere, la Nadir 131, che corrisponde al Coco Mademoiselle. Qua è un eau de parfum anche, la profumazione. Sicuramente non permane nel tempo tantissime ore, quindi magari 1 o 2 ore circa, però non è proprio persistentissimo, però è molto molto bella la Grazie. profumazione. Un'altra azienda che ho provato e che mi è molto piaciuta per le sue profumazioni è Apiarium. In particolare io ora ho in casa questo, è un eau de toilette, quindi non è eau de parfum, che è orchidea e riso, la cui profumazione mi incuriosiva parecchio. Devo dire che è una profumazione molto dolce, molto carina, non stucchevole, però molto 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 carina. Questo è il packaging, vediamo che sono 100 ml. Questo è il tappettino. Tra gli ingredienti, unica cosa che mi ha lasciato un po' col naso all'insù è la presenza del BHT. Cioè, si poteva magari anche evitare, no? Oltre a ciò, comunque, come profumo è molto carino, anche se io prediligo particolarmente la profumazione vaniglia e mandorla. Mi è piaciuta davvero tantissimo, bellissima sul serio. E questo ha un costo sulle 25 euro, però comunque sono 100 ml, quindi Ci ho un possiamo stare. profumino che, cioè, vi ho detto che dopo questo video troverete sicuramente un'azienda dal quale acquistare un profumo. Allora, un'altra azienda che mi ha permesso di provare un profumo è questa, Le Fate Bio. Questi qua sono, questo è, diciamo, il packaging dei loro profumini, che sono presenti in quantitativo da 30 ml. Vi sono quattro fragranze, io particolarmente ho scelto questa blu etereo, dove troviamo le note fruttate di bacche di goji, ribes nero, fragolina di bosco, con la rosa, gelsomino e glicine, con note finali di legni, vetiver e muschio bianco. Allora, questo è il packaging, diciamo che l'etichetta non è tanto resistente,
Questo qua è l'erogatore spray. Allora, il profumo è davvero molto bello, molto fresco e per me è una profumazione più che altro unisex, nel senso mi piace tantissimo su di me assolutamente, però comunque è una profumazione che vi potrei anche consigliare da far comprare anche a un uomo perché va molto bene, non dà assolutamente segno di profumo da donna, cioè è un profumo che va bene un po' per tutti. E questi hanno un costo sempre sulle 15 euro. Circa, cioè siamo lì come prezzi. Comunque, con i profumini biologici, è difficile superare le 30 euro. Proprio dovete ricercare un profumo particolarmente particolare, con degli oli essenziali davvero pregiatissimi per avere una profumazione davvero da costi. Prendi tipo Dr. Tuffy, ha una linea oltre quella che ho provato io, Chic, ha una linea ancora più superiore che acqua di Bulgari, che non ho mai provato, che ha un costo più Un'altra elevato. profumazione Che che vi mostro è questa, che è vaniglia di Thea Natura. Allora, Thea Natura è un'azienda che mi piace tantissimo perché offre davvero dei prodotti molto validi, di qualità, a prezzi davvero competitivi. In particolare questo profumo, di cui ora vi faccio vedere il packaging, presenta note di testa, limone, arancio d'avana, note di cuore, neroli e patchouli e note di fondo vaniglia e bourbon. All'interno troviamo alcol denaturato, parfum, acqua, linalool, citra e geranium, ovviamente tutti oli essenziali. Allora, il packaging è il seguente, è un packaging molto molto carino. Mi sembra tipo quasi orientale il packaging, non so. Molto bello, questo qui. Sono 50 ml, mi sembra che sia sulle 20 e passa euro. Questo qui quindi è il prodotto, è molto carino. Allora, questo qui fa un profumo di vaniglia davvero bellissimo, per niente nauseante, perché molti profumi profumano di vaniglia, ma sono nauseanti. Quindi la profumazione davvero è bellissima. Unica cosa, quando lo spruzzo, noto che mi dà un po' fastidio. Quindi non so se ci sarà qualcosa che mi fa allergia. Comunque, poi dopo l'erogazione, quindi magari se io lo spruzzo, scappo via dal posto dove sono, mi passa. Questa cosa mi lascia un po' così. Però detto ciò, comunque come profumazione mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Questo è di Olfattiva. Altra azienda che davvero ci tenevo davvero tantissimo a provare da anni, mi sono lasciata ispirare da questo che forse non è la... cioè, purtroppo credo che sia una profumazione che non va proprio in pieno, avviso con i miei gusti, me lo immaginavo diverso, cioè non so se magari vi è mai capitato. All'interno qui troviamo pompelmo, incenso, cannella e ylang ylang, si chiama Danze Africane. Non è male, però mi sa molto di rude, non so spiegarlo. Non rientra appieno nella mia tipologia di profumazione, quindi lo sto utilizzando, non mi dispiace, però comunque ho notato che dura poche ore, cioè dopo poche ore svanisce, quindi magari è bene riapplicarlo nel corso delle ore. E questo sono 115 ml. Costa sulle 20 euro circa. Per completare, questa non è proprio un profumo, è un tester che mi è stato mandato in alcuni ordini che avevo preso ed è l'acqua profumata Wild Rose di Volga Cosmetici. È un'acqua che quindi potete spruzzare tranquillamente sul corpo e proprio profuma di rose. Vi assicuro che è una profumazione splendida, oltre al fatto che ha un'azione anche rinfrescante sul corpo. Davvero è qualcosa di eccezionale. Ultima cosa che vorrei dirvi, ovviamente sono tutti profumazioni, e quindi questo è stato anche comunque il traguardo, oltre al fatto che cioè posso dirvi quasi che tutto questo bottino con 120 euro all'incirca li compri tutti, invece di comprare solo un profumo di 50 ml, cioè prendiamoci conto. E quindi ho anche diverse alternative, magari oggi metto uno, domani metto un altro, a me piace proprio tanto variare, o comunque avere il profumo della sabato e domenica, il profumo giornaliero, sono un po' strana. E ho avuto problemi con questi profumi, cioè io proprio profumi da profumeria gli danno tanto fastidio, mentre questi magari li avverte, però non, cioè,
non si sente gara a differenza di quei profumi, pertanto è già una vittoria e lo penso lo sia anche per chi ha problemi di allergia a trovare una maglia alternativa. Quali sono i vostri profumi? Quali utilizzate? Quali fragranze vi piacciono di più? Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!